me l'hanno tenuto anche segreto finché non sono arrivata là. Invece c'era una mia amica, poverina, che abbiamo fatto un film insieme, io bionda e lei bruna, ci hanno cercato per fare un film sulla ginnastica, però mio figlio l'ha cercato da tutte le parti ma non è riuscito a trovarlo. È andato anche all'estero, né? E poi lei ci ha trovato un soffio a cuore e non ha partecipato. Io invece mi hanno fregato così perché... Ecco, ci racconti perché. Ecco, perché io ero tipo... prendevo tutto un po' per gioco io. Il mio carattere sono ancora così, non è che sono cambiata. E allora, per farmi fare le cose serie, mi hanno detto, beh, ma te ti portiamo per riserva, bisogna che ti alleni bene, che non pensi a niente. E poi quando sono stata là, l'allenatrice ha detto, ora ti diciamo che sei in squadra. I miei genitori, gliel'ho detto cosa diceva mio papà. Conosceva il presidente, perché mio papà era a Pilisestri, lo conoscevano tutti, anche i suoi fratelli, tutti. Lui diceva, basta che non mi cercate palanche, pigevela pure, portella dove vuoi. Sì, sì, anche, anche mia mamma. Però io non li volevo vedere, quando facevo qualcosa qui in palestra, io non ce li volevo. Si vergognava. No, non ce l'ho mai voluti. Qualche volta sono venuti, ma proprio poco. L'unica cosa è quella, cioè, basta che non mi cercate di parlare, è così, Però mi ha sempre lasciato. C'era serietà allora, C'era l'allenatrice che era di qua e anche della nazionale e il direttore Vita Fabbri, poi c'era l'allenatore, era direttore tecnico, si chiamava Lai, di nome non mi sembra Giulio Lai, era di Spetti, il direttore tecnico, era dove fanno che c'è la seta, che ci sono le fabbriche di stoffe, come si chiama? In Toscana è lì. Prato. Prato, brava. Ecco. Insomma, poi dovevo andare lì a Prato a fare da sola un allenamento e ero già fidanzata. Perché dovevamo fare il mondiale. E mio marito da sola diceva, non ci vai perché poi ti mettono in un albergo da sola. Avrà avuto neanche 17 anni e allora il direttore tecnico, è da ridere questo, il direttore tecnico le dice no ma la porto a casa mia, sta a casa mia, aveva 6 figli maschi, ma ho dormito in una sala, c'era un bel letto, vabbè, ma 6 figli maschi, era meglio che andassi in un albergo. E dopo le Olimpiadi che ho conosciuto mio marito, io stavo qui via Casimiro Corradi, qui proprio nel centro, e c'erano allora, c'erano i vigili del fuoco, adesso ci sono i vigili qui, e mio marito era militare, venivo in palestra la sera con la mia tuta, passavo proprio di lì perché la mia casa era lì e mi vedevano, e è stato il destino così, destino. Ah, il viaggio in treno. In treno 4 giorni di viaggio. Per arrivare a... No, poi un giorno e mezzo di ferryboat. Il ferryboat lo sa cos'è, sì, che va il treno sul ferryboat. Mm-hmm. E io a un certo punto siamo passati dalla Russia. E vabbè, avevamo le nostre cuccette da dormire e tutto. Siamo passati lì tutto assieme. Si vede che viene giù dei finestrini, delle lastre di ferro e ci hanno chiuso tutto dentro. Noi la Russia non l'abbiamo vista, perché c'era il comunismo, c'era... Tanto è stato il primo anno in cui ha partecipato la Russia. C'era la Russia, sì. Sì, c'era, sì, però lì hanno fatto sul treno. Guardi, tutti quelli che poi l'hanno intervistati anche a tanti anni, quella cosa lì l'hanno detta tutti gli atleti, perché sono rimasti impressionati. È stata una cosa un po' fuori del comune, venire giù tutti, non abbiamo visto niente, siamo stati chiusi finché non siamo passati in un'altra nazione. Ah sì, quella lì è passato, quanto sarà? 2 anni ancora? 2 anni. E avevo il cane, guarda, è stata una storia.
ero in casa, arrivavo in casa, si erano nascosti nella scala. Due erano, uno mi ha detto che era per la differenziata. È entrato dentro e poi è arrivato l'altro. Si vede la porta rimasta aperta e io gli ho detto subito che soldi non ne ho e non ne ho mai tenuto perché c'ho il banco, ma te prendo poco e che non c'ho neanche la cassaforte, non l'avevo. E loro mi hanno detto però loro ce l'ha da qualche parte, ma sa, ma si vede mi ha spostato qualcosa, perché io sono diventata una pecorella. La paura è. Allora avevo, pensi, avevo la vera col brillante davanti. Subito non me l'ha visto, poi quando me l'ha visto mi ha detto di levarmelo, lo posi lì, eravamo in camera da letto, lo posi lì sul comò. Per tre volte ho detto, cercato di, come un ricordo di mio marito, ma erano tutti i ricordi suoi, c'erano le medaglie. E alla terza volta ha cambiato voce e io me la sono levata. Tantissimo, guarda, proprio tanto. Avevamo le pedane per saltare sulla trave, per fare l'ingresso, secondo quello che... Io facevo la piruletta, saltavo sulla pedana, poi facevo la capovolta, poi rialzavo il piede. E i tappeti gliel'ho detto, di Utah, con quelli che mettono da fuori dalle porte, che mettiamo tutti. E poi sì, la trave, le parallele asimmetriche però erano più vicine, noi non facevamo le gran volte verticali, sì, tante cose, difficoltà c'erano lo stesso, perché c'erano diverse fotografie, però tutto un altro, basato un po' più sullo essere snodati. E poi anche, sì, anche la forza, perché facevano i verticali, poi si spostava il braccio, venivamo col braccio teso, poi facevamo in mezzo, però erano più strette, tipo parallele, però asimmetriche sempre, la trave era uguale, la salta al cavallo, sì, le verticali, sì, che si facevano. Sono stata la prima a fare il salto mortale, in avanti, Poi ho fatto il free flag, il salto mortale indietro, anche lì sono stata la prima. Pensi che questo quando ho fatto quel salto mortale col free flag, l'ho fatto nell'incontro Italia-Francia e l'abbiamo fatta Forlì la prima gara. L'altra, la seconda non l'ho fatta perché avevo già piantato lì, avevo fatto la seconda. Ho fatto il salto mortale col free flag in salita, perché eravamo in un teatro, lo sa che i teatri sono un pochino, in salita l'ho fatto, vuol dire che se l'avessi fatto in discesa era anche molto più alto. Questa è la Toriani, ha fatto le Olimpiadi del 48 a Helsinki, no, a Londra. Helsinki l'ho fatto io. La sua del 52. Ecco. Questa invece ha preso il mio posto, la Lagorara. Perché Gianna, ha preso il suo posto? Perché io mi sono sposata, ho conosciuto un certo Caorsi che mi sono sposata e ho perso le Olimpiadi e ho perso anche i campionati del mondo, che avevo fatto gli obbligatori per portarli in tutto il mondo e ci sono andati e io non ho fatto i campionati. E di che anno erano i campionati? I campionati erano del 54. E dove doveva E mi sono sposata nel 55. Dove sarebbe andata a farli? E a Roma erano, campionati del mondo. E sì, ho fatto il filmato degli obbligatori, l'ho fatto io. Dicevano, ma quella ragazzina bionda che ha fatto il filmato, perché poi le altre nazioni lo comprano, Ora non ci sono più gli obbligatori, l'hanno levati, ma non è poi così tanti anni, E questa qui non la conosco, Maggio Maria Grazia Ravera, Gran Premio Federale, non la conosco, Ravera, non la conosco. E poi là sopra non riesco a leggere, 1930. Hai rimpianto? La squadra, no. Non hai rimpianto di aver partecipato? No, lo dico sempre, potevo avere rimpianto, perché io e mio marito... Sapevo che era una brava persona, ma le volevo bene e tutto, ma non sapevo mica com'era. Però non ha mai voluto che insegno, no, niente. Lui diceva, c'hai figli, due figli da star dietro. E c'è un po' di... Una volta se obbedivamo quello di più.
Dovevo andare all'Andrea d'Oro, no, alla Rubattino a segnare. Avevo già discusso tutto, poi all'ultimo ho cambiato idea, ma non io, l'ha cambiata mio marito. Subito mi ha detto di sì e poi gli avrei segnato volentieri, perché magari i bambini, le bambine piccole, sa? Vabbè, pazienza. La Toriani sì che era brava, lei sì, era la nostra, insegnava anche a noi. Poi c'era anche la Bianchi. La Bianchi e non c'è, ha fatto quelle del 48 anche lei, ma non c'è qua la Bianchi. Ah no, c'è una strada al Campasso di Renata Bianchi, non l'ho mai fatto caso, perché era del Campasso. Ci ha messo una strada a Renata Bianchi, perché lei ne ha fatto due Olimpiadi, è venuta anche alla nostra, ma l'hanno fatta venire nel 52 per aiutarci, per tenerci in gruppo, perché lei era già più grande. Sa che io ho una fotografia che sono con quella lì, sembra uno scricchiolo vicino a me. Ero andata, mi avevano portata a Napoli, ma non per gareggiare, per dimostrare, però non mi ha classificato, perché ero piccola ma ero brava e mi hanno portata a Napoli. E così c'ho una fotografia con lei, sta scricchiola così.